Ciao a tutti e bentrovati su Villa Docet. Mi avete scritto in diversi per chiedermi un indice per gli argomenti di latino, perché da autodidatti giustamente non state facendo il programma scolastico, per cui non sapete quali argomenti fare prima e quali fare dopo. Allora, io non ho messo i numeri per un motivo specifico. Uno perché non c'è un vero ordine. Adesso comunque io vi ho preparato una specie di scaletta, però prendetela sempre un po' così. In secondo luogo, tanti argomenti si fanno, ma poi necessariamente devono essere andati a recuperare. Quindi io vi ho fatto un po' uno schema di massima, un indice di massima che può essere utile. Però vedrete che alcuni argomenti, fatalmente dipende anche cosa volete tradurre, andranno anticipati rispetto ad altri, anche se di prammatica l'ordine è comunque più o meno quello che vi ho scritto. Quindi andiamo a vederlo insieme. Innanzitutto, la morfologia nominale e la morfologia verbale vanno normalmente un po' di pari passo. Si anticipa leggermente quella nominale, ma non di tanto. La sintassi, invece, a parte le cose più semplici, è quella che si fa alla fine. Vi rimando magari qui, anche per avere una visione un po' più chiara, al tutorial che ho fatto, Introduzione alla lingua latina. Ecco, lì magari vedete le cose meglio. Comunque, questo più o meno è l'indice che potete tenere. Allora, cominciate con la prima declinazione e la seconda declinazione. Fatta la seconda, potete fare gli aggettivi della prima classe, che si basano sulla prima e la seconda. Contemporaneamente, cominciate con i verbi, innanzitutto il verbo sum, cioè il verbo essere. Prima fate i tempi derivati dal presente, quindi presente, imperfetto, futuro. E stessa cosa per le coniugazioni, quindi delle quattro coniugazioni fate l'indicativo presente, imperfetto, futuro. Poi, quando avete ben sedimentato la prima e la seconda declinazione, passate alla terza. È inutile che le facciate random perché va a finire che non vi restano, soprattutto la terza è un po' complicata, quindi dedicatele del tempo. La terza la fate un po' in tutta la sua ampiezza e dopodiché potete fare gli aggettivi della seconda classe che si basano sulla terza declinazione. E così avete finito gli aggettivi, ci sono solo due classi. Contemporaneamente riprendete il verbo sum e le quattro coniugazioni e vedete almeno gli infiniti. Per il verbo sum, vabbè, uno solo, però per le quattro coniugazioni avete gli attivi e i passivi. Contemporaneamente potete introdurre la subordinata infinitiva. Poi anticipate un attimo i pronomi con il pronome determinativo isse id. Tecnicamente i pronomi si fanno più avanti, ma isse id, siccome sostituisce il pronome di terza persona, si trova già da subito, quindi anticipatelo. E potete poi fare le subordinate temporali e causali, che sono quelle più semplici, che prevedono comunque l'indicativo. Contemporaneamente con il verbo sum fate i tempi, diciamo i tempi storici derivati dal perfetto, quindi l'indicativo perfetto più che perfetto e futuro anteriore. Delle quattro coniugazioni fate indicativo perfetto più che perfetto e futuro anteriore, quindi andate un po' avanti di pari passo tra il verbo essere e le coniugazioni. E così diciamo avete chiuso l'indicativo, e anche l'infinito. Poi passate alla quarta e quinta declinazione, dopo però ripeto che avete sedimentato bene la terza, perché la quarta e quinta sono veramente modeste, anche i sostantivi che vi appartengono sono scarsi, per cui potete farla veramente in maniera abbastanza rapida. Dopodiché passate al verbo sume, sempre alle vostre quattro coniugazioni che vi consiglio di portare avanti di pari passo, all'imperativo che è pure abbastanza facile, c'è solo al presente e al futuro, in più il futuro non è davvero molto usato. A questo punto avete una trattazione abbastanza importante che è quella dei pronomi e aggettivi pronominali. In realtà isse e id l'avete già fatto sopra, i pronomi però sono parecchi, quindi anche quelli magari cominciate a farne alcuni, seguite l'ordine che va bene. E io veramente ho messo anche delle schede ricapitolative sui pronomi, magari fate quelle, anche perché ripeto, da autodidatti poi vi serve più che altro per saper tradurre, non vi interroga nessuno e quindi non è necessario che ci perdiate tanto tempo quando invece, ad esempio, a scuola sui pronomi si insiste moltissimo. Poi
Poi riprendiamo i nostri verbi, sum e le quattro coniugazioni, facciamo il congiuntivo. Il congiuntivo è abbastanza difficile, ha solo quattro tempi, però diciamo inaugura un po' la seconda metà della grammatica e ha una serie di subordinate che non sono proprio facilissime. Quindi mentre l'indicativo che avete fatto finora è abbastanza gestibile, il congiuntivo meno. Quando fate il congiuntivo potete cominciare a fare la finale che prevede il congiuntivo, quindi non fate la prima. Stessa cosa, potete introdurre il cum più congiuntivo, che è sempre una subordinata che ovviamente vuole il congiuntivo, quindi il congiuntivo bisogna che l'abbiate fatto. Potete poi passare infine ai comparativi e superlativi nella trattazione della morfologia nominale e ai numerali, che sono abbastanza accessori, comunque anche abbastanza intuitivi, sicuramente i superlativi perché sono come in italiano, i comparativi un po' meno, ma comunque niente di difficile. E così avete chiuso la morfologia nominale. Dopodiché direi che avete chiuso anche quella verbale con il congiuntivo, perché tutta la parte che c'è sotto è sostanzialmente sintassi. Participio presente, perfetto futuro, in realtà fa ancora parte tecnicamente della morfologia nominale, verbale. Il valore dei participi però è già parte di sintassi, quindi come vi avevo anticipato, portate avanti un po' di pari passo come si dice, la morfologia nominale, quindi declinazioni, classi degli aggettivi, pronomi, comparativi superlativi numerali e i verbi, con l'indicativo, l'infinito, l'imperativo e il congiuntivo e il participio. Dopodiché passate però, quando avete fatto bene tutta questa parte, alla sintassi, cioè il valore dei participi, l'ablativo assoluto, la perifrastica attiva, gerundio e gerundivo con la perifrastica passiva. E poi avete una parte importantissima, cioè anche vasta proprio, che è la sintassi dei casi. Io ho cercato di farla il più rapida possibile, cioè nel senso sulla grammatica è molto molto lunga la trattazione. Io l'ho un po' ridotta all'osso, però comunque la sintassi dei casi è abbastanza impegnativa. E poi avete il congiuntivo indipendente, vabbè, quello non è difficile, però ci sono alcuni autori, ad esempio Cicerone, che non potete fare senza fare i congiuntivi indipendenti. Comunque normalmente il congiuntivo indipendente è proprio l'ultimo argomento. Ah, non vi ho detto, visto che parlavamo di sintassi dei casi, oltre al tutorial, quello che si chiama Introduzione alla lingua latina, che vi ho consigliato di fare all'inizio perché vi fa un po' vedere il panorama, no, della grammatica, che poi dovete studiare, quindi magari lo potete usare anche per, come dire, fare un po' di spunte. Vi consiglio anche, un video che ho fatto che si chiama Valore dei casi. Che è un po' l'anticipazione, ma proprio striminzita, di quest'ultimo argomento, sintassi dei casi, che però farete proprio alla fine. E non potete anticiparlo alla sintassi dei casi, perché comunque prevede una serie di costruzioni che è inutile fare all'inizio perché vi mancano gli elementi. Tuttavia, le cose più importanti della sintassi dei casi, cioè le principali traduzioni dei complementi, le ho già messe in quel video, appunto, che si chiama Valore dei casi. È un po' come dire un super bignami, ok? Non è così completo, ovviamente, con la sintassi dei casi, ma è già qualcosa. Quindi anche quello magari fatelo subito all'inizio che vi aiuta. E basta. Poi invece per la traduzione, ecco, allora, man mano che facciamo traduzione, io ho messo più o meno subito quando si tratta un autore, nel senso, non so, prendiamo una versione di Cesare e normalmente, non so, di Cesare vi dico, questa è una versione da prima o seconda, Cicerone, non so, da quarta o quinta, quindi già lì in genere lo dico subito. Però se volete esercitarvi su testi a parte, diciamo che quando partite potete tradurre Cesare sicuramente, Eutropio, Velleio Patercolo, Giustino, anche gli autori cristiani, non so, i Vangeli sono facili, tutti gli autori cristiani perché dovevano essere capiti dalle persone normali, dal popolo, quindi hanno un latino facile. Questi più o meno. Poi a metà, cioè diciamo tra fine seconda, tra seconda e la terza, comunque quando siete più o meno a metà grammatica, potete introdurre autori tipo Nepote, Cornelio Nepote, poi che altro? Livio, qualcosa magari di facile di Cicerone, ma non so, più o meno questi, Svetonio, e
In ultima battuta, invece, cominciate con Cicerone, che comunque forse è ancora uno dei più complessi, per arrivare poi a Seneca, Tacito, quelli sono proprio autori abbastanza difficili, anche proprio per la resa, non solo per le costruzioni. Ad esempio, Seneca è molto facile per la costruzione, ma una resa molto difficile perché è abbastanza filosofico. E quindi Seneca, Tacito, non so, Quintiliano, ecco quegli autori lì. Ok? E comunque al solito discorso, se volete mi scrivete che vi do qualche dritta in più. Grazie dell'attenzione, alla prossima.